Partita di Mazzaracus Palermo terminato 1-0, siamo con mister Di Romanino. Mister, c'è entusiasmo dopo 6 risultati utili consecutivi? Non ci nascondiamo, hai visto poco fa lo spogliatoio, sembrava che avevamo vinto la Champions League, una Coppa dei Campioni, c'è molto entusiasmo, speriamo che continuiamo sempre su questa scia e portare a casa sempre i risultati, perché se lo meritano, che durante la settimana veramente lavorano tanto, 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 mi stanno seguendo e insieme secondo me ci toglieremo, come dico sempre, grande soddisfazione. Nella prepartita lo avevi detto, bisognava sbloccarla subito, metterla sui binari giusti e questo è successo. Cosa è mancato poi per chiudere la partita? È mancato il gol dei nostri attaccanti, di qualche... Vabbè, ci sta, le partite non è che tutti si devono fare, che dobbiamo fare 3-4 gol, l'importante è, come dico, come ho detto a Gela, 3-4-0, sempre 3 punti sono, ora facciamo 1-0, va bene lo stesso, l'importante è vincerla. Devo fare complimenti al CUS, all'allenatore del CUS, perché una squadra di giovani, una squadra che corre, mi è piaciuta tanto, hanno lottato fino al 95esimo, ci sono state 2 espulsioni, una da parte nostra, una da parte loro, una partita veramente combattuta all'ultimo secondo, quelli che piacciono a me. Ecco, adesso nei momenti di nervosismo ci arriveremo, diciamo, non è stata una vittoria rotonda come le altre, è stata però una vittoria di sofferenza, anche questa è maturità. Sì, infatti, sono più belle queste le vittorie che quelle quando tu vinci con il largo risultato. Onestamente qualche pecca l'abbiamo fatto, qualche errore l'abbiamo fatto, bisogna piano piano martedì iniziare a lavorare e pensare all'Enna subito dopo, abbiamo 2 partite, come avevo detto, molto importanti. È un periodo che ci gira tutto bene, è un periodo importante, speriamo che i ragazzi continuino così perché se lo meritano, non io ma i ragazzi se lo meritano. Nervosismo in campo, abbiamo visto per 5 minuti circa non si è giocato, l'arbitro ha un po' faticato anche a tenere le redini della partita con le 2 espulsioni, anche tu sei stato ammonito, mister, cosa è successo? Ci sta, non ci sta nessuno a perdere, anche il Cusco non ci stava a perdere, c'è stato un fallo laterale dove è nata la scaramuccia, lì sono intervenuto io che dividevo, e l'arbitro poi ha buttato fuori a tutte e due e poi ha pure ammonito me. A fine gara ho detto come mai, c'è mister ridendo, dice tu ti sei messo pure in mezzo, dice vabbè non ti preoccupare, pazienza, non è questo il problema, chiamiamolo problema, l'importante è che questi ragazzi continuino in questa direzione. Questi ragazzi stanno dando tanto e meritano tanto. Oggi non abbiamo preso gol, è la seconda volta. La parte importante che io guardo è questa, non è solo i 3 punti. Pian piano dobbiamo arrivare all'obiettivo prefissato, che è la salvezza. Qualcuno mi dirà tu sei un pazzo, ma a me la società mi ha detto che l'obiettivo è la salvezza. Dobbiamo fare, mi sembra abbiamo 17 punti, dobbiamo fare altri 23 punti. Poi quello che succederà, tutto ben guadagnato. Ecco, sono 3 punti pesanti che, come dici, portano il Mazzara a quota 17, la classifica continua a sorridere, il Mazzara continua a volare. No, non la guardo la classifica si guarda a fine campionato, dove si trova il Mazzara a fine campionato. Ora, vabbè, siamo belli, ci specchiamo, siamo i migliori, magari poi a fine campionato siamo terzultimi, non serve, la classifica si guarda a fine campionato. Un'ultima domanda sui prossimi impegni, adesso arrivano impegni sulla carta un pochino più complicati, con quale spirito e con quale entusiasmo il Mazzara si appresta ad affrontare le prossime gare? Con lo spirito giusto e con l'entusiasmo a 2000. Certo, sono 2 gare molto difficili, però come dico sempre non abbiamo paura di nessuno, rispettiamo tutti e per noi è una partita come tutte le altre.